Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ed è il quarto su Assassin's Creed Valhalla. Oggi tantissime news, notare, maglietta, statuetta di Black Flag e la nostra lancia di Odyssey. A proposito di Odyssey, ragazzi, vorrei praticamente cancellare la mia playlist che avevo fatto tempo fa e rifare da capo una serie di video mentre aspettiamo Valhalla. Fatemi sapere se potrebbe piacervi. Però andiamo subito, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche facendo suonare la campanella, ma soprattutto, ragazzi, commentate, perché qui c'è tanto da parlare. Perché gli amori. Torneranno gli amori, potremmo praticamente andare a divertirci un po' con, non tutte, però parecchie donne, ma anche con lo stesso sesso. Quindi ragazzi, si continua la via appunto del vai dove ti capita, perché dove vuoi più che altro, non dove ti capita ragazzi, dove vuoi. E quindi questa apertura a me piace molto, a me piace molto perché dà veramente tanta tanta libertà. Quindi ci saranno sia amori dello stesso sesso che non, ma soprattutto ragazzi potrebbero anche influire sulla storia. Quanto sarebbe bello, no, dire ok, se appunto ho una storia con questa donna, probabilmente riesco anche a imbuonirmi gran parte del suo territorio, magari lei è una persona importante, ok. Quindi gli amori sono tornati e ci sarà molto più roleplay al loro interno, a mio parere, perché appunto bisognerà vedere parecchia gestione. Un'altra cosa davvero interessante è appunto il focus sul villaggio. Ne abbiamo già parlato nel video precedente, quello sulla personalizzazione, però ragazzi, effettivamente questo villaggio, no? Parliamoci chiaro. Questo villaggio, che altre potenzialità ha? Oltre ai tatuaggi, oltre magari a un negozio di armi, oltre magari a altre tipologie di appunto negozi dove potremo per esempio craftare il nostro vestiario, io l'ho pensata così e sarebbe fighissimo se all'interno del gioco potesse succedere che appunto magari noi andiamo a cacciare un orso leggendario, comunque un orso abbastanza importante, no? Portarlo dall'acconciatore che riesce a crearne un'armatura. Sarebbe veramente figo. Ma quindi, visto che noi dobbiamo creare questi accampamenti, no? Giusto, queste specie di villaggi, dove li dobbiamo creare? In Inghilterra o in Norvegia? E soprattutto, come si svolgerà la storia? La storia partirà ovviamente in Norvegia. Troveremo strutture e case dello stesso stile di Dragon's Reach, di Skyrim, quindi praticamente della nostra Whiterun. Quindi effettivamente, ragazzi, vedere una cosa del genere è davvero spettacolare, perché comunque l'inizio dell'avventura non entrerà subito con l'attacco in Inghilterra, anzi noi partiremo molto probabilmente, anzi sicuramente, in Norvegia, dove dovremo appunto affrontare pericoli anche lì. E credo che ci sarà anche una sorta di passaggio dal semplice guerriero a un uomo al comando. Non credo che si parta subito al comando, ecco. Altra cosa, bisognerà vedere se si potranno poi creare anche famiglie, quindi all'interno del proprio villaggio. Per quanto riguarda le navi, invece, come avevo già detto precedentemente, non saranno da guerra, quindi non ci saranno molto probabilmente battaglie navali, ma ci saranno grandi spostamenti, o anche spostamenti veloci tra un'isola e l'altra, perché comunque ci saranno anche spazi stretti. Non è detto che bisogna fare per forza la navigazione verso l'Inghilterra manualmente, anzi credo proprio che, come appunto è stato detto in qualche intervista, non vorrei appunto dire cavolate, ma ragazzi sarà un passaggio automatico, quindi una volta finita la nostra missione, la nostra avventura in Norvegia, automaticamente si passerà in Inghilterra, quindi non dovremo affrontare noi il lungo viaggio. Tornerà anche Layla, quindi continuerà la storia di Layla come abbiamo visto appunto nei precedenti capitoli, quelli più recenti, e effettivamente è giusto così, secondo me è giusto così ovviamente. E altra cosa importante appunto è a mio parere la gestione delle armi e delle abilità, quindi il fatto che io possa prendere un'arma all'inizio e potenziarla fino alla fine, portarmela fino alla fine dell'avventura, perché non è più un problema il livellamento,
effettivamente interessante. Sarebbero tantissime le novità da vedere all'interno del titolo, si parla anche di alcuni DLC e spero che in qualche modo magari ci sia qualche DLC su Rare 2, non so se sarà possibile, ma credo che potrebbe essere un'idea. Bisognerà vedere anche come la lama celata verrà agganciata alla storia di questi vichinghi, anche perché vederla al contrario vuol dire che effettivamente non si sa precisamente la storia di questa lama celata, come ha iniziato, eccetera eccetera eccetera. Ma può essere anche un messaggio per noi questo, nel senso che sì, ok, ma eravamo talmente indietro che appunto la lama celata ognuno la usava come cacchio voleva, quindi può essere effettivamente non troppo legato appunto al classico tagliarsi le dita. Chissà perché non se le taglia più nessuno in questi del passato, quindi non era un rito antico. Boh. Come vi dicevo, abbiamo anche azzeccato, diciamo, sul fatto delle razzie e dei combattimenti. Saranno due tipologie di combattimento diverso, ma soprattutto all'interno delle razzie, ragazzi, ci sarà la raccolta di materiali per il nostro villaggio, per ampliare il nostro villaggio, per migliorarlo. Quindi è tutto un giro, ragazzi, molto importante per spiegarci che perché hashtag like a Viking? Perché in quel momento lì tu vivrai come un vichingo, dovrai fare tutto quello che fanno loro per crescere, per accrescere il tuo popolo, spostarlo e farlo vivere e farlo crescere sempre di più. Quindi dovrai lavorare in questo modo, perché ragazzi, ultima chicca, sarà una storia che andrà avanti negli anni, quindi durante il gioco passeranno anni. Vi lancio solo questa cosa qui finale, voglio sapere il vostro parere qui sotto, ragazzi, iscrivetevi, fatemi sapere se volete vedere dei video su Assassin's Creed, se vi piacerebbe vedere dei video da parte mia sulla saga di Assassin's Creed. Questa è una cosa importante perché appunto sarebbe figo fare entrare proprio la saga all'interno del mio canale, però questo è una cosa che voglio vedere qui sotto nei commenti da parte vostra, che idee avete e soprattutto tutto quello che abbiamo detto in questi quattro video. Io ogni volta che avrò una novità ve la dirò, quindi iscrivetevi al canale, fate suonare la campanella. Un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video con altre info, perché ragazzi, ricordiamoci che il 7 c'è il trailer del gameplay, lo vedremo insieme molto probabilmente in diretta sul mio canale Twitch, però ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commenti, se volete informazioni anche sulla diretta, fatemi sapere qui sotto, vi dico a che ora partirò, andate tranquilli ragazzi, io sono qua e vi leggo tutti, un abbraccio, un bacione. Alla prossima!